Ronda. Buonasera, buonasera a tutti. Come avete visto dalla video, dalla clip introduttiva, Luca Nardi, 19 anni, numero 360 del mondo, 300, anzi 364 se vogliamo essere preciso, un anto giovane del nostro tennis che vince il suo primo challenger e quindi porta il primo titolo. È un challenger, ma insomma, era importante per Luca perché chiaramente, questi tornei servono per scalare la classifica. Nardi ha vinto questo torneo battendo in finale, come avete potuto vedere, 2-0 l'indiano Macud per 6-3-6-1, una partita dominata da Luca Nardi. Veramente, il secondo set è stato veramente perfetto. Due break avanti nel primo, si è fatto recuperare un break. Poi lo ha controbreccato e insomma la partita non c'è mai stata e questo è ripeto, è il primo titolo per lui, è il primo titolo per il tennis italiano, un'ottima notizia che chiude questa prima settimana di circuito, i migliori, i nostri migliori, i miei e i vostri ovviamente, migliori auguri a Luca Nardi, speriamo di poterlo vedere. Se non in qualche tabellone di qualche torneo, perlomeno nelle qualificazioni del Roland Garros, ecco, sarebbe già un ottimo obiettivo se vincendo questi tornei riuscisse a 19 anni a fare le qualificazioni a Parigi. È un altro giovane di belle speranze, speriamo che questo sia l'inizio di una lunga serie di titoli anche per lui. Intanto, come tennis italiano, ci prendiamo questo titolo nella prima settimana della stagione 2022. Poteva andare meglio con l'ATP Cup, poteva andare meglio con qualche torneo un pochino più importante. Va bene, ci accontentiamo. Complimenti a Luca Nardi, io vi ringrazio, vi saluto e vi invito, come al solito, a iscrivervi al canale, a mettere like al video, tutti in descrizione tutto quello che serve per partecipare al Fantatennis, ultime ore per fare i vostri pronostici, pronostici che scadono alle 23:59 di oggi, domenica 9 gennaio 2022. Io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando a domani per i video della nottata australiana. Grazie a tutti e buona serata.